Buongiorno a tutti gli amici di Explore. Oggi alle orecchie ci sono arrivate delle segnalazioni un po' particolari. Si dice che c'è una pizzeria che fa la pizza col pistacchio. Noi per curiosità vogliamo andare a provare, vogliamo andare a vedere di che si tratta. Certo, l'idea della pizza col pistacchio non è molto, diciamo, coinvolgente, però ne parlano tutti bene, dicono che è buona, quindi noi ci dirigiamo là. Venite con noi e vediamo di riuscire a capire se è commestibile oppure no. Finalmente siamo arrivati a Oriolo Romano. Quella che vedete alle mie spalle è la pizzeria incriminata, la pizzeria che fa la pizza alla crema di bronco. Adesso proveremo a entrare e vediamo questa famosa pizza, se è disponibile, se ce la faranno assaggiare. Allora andiamo ad entrare. Buongiorno. Ci hanno inviato qua alla ricerca della pizza al pistacchio. Sì, questa è la pizza al pistacchio di Bronte, crema di pistacchio, tipica siciliana, con salsiccia, gusto molto delicato. Ok. Ecco qua, abbiamo struccato un pezzo di pizza al pistacchio per il test culinario. Adesso proveremo il suo sapore. Oh, siamo pronti ad assaggiarla. Ma un bicchiere di vino non ci sa. No. Un quartino di vino. Come portano pure il quartino di vino. Ok. Siamo proprio a casa qui. Questa è una pizzeria che ci si sente proprio a casa. Adesso andiamo a provare questa pizza. È buona, si sente proprio il pistacchio. Io pensavo che era dolce, invece no, è salata, proprio buona buona. Pure il quartino di vino, ecco qua, ok. Avete assaggiato, ho toccato un po' di ma venite qui, sicuramente saranno ben lieti di farvela assaggiare. Ora me la mangio e dopodiché facciamo pure il chiacchiere col titolare, vediamo come gli è venuta questa idea. Allora, siamo qui con Jenny, la proprietaria della pizzeria. Ma come è venuta questa idea della pizza al pistacchio? Ah, la pizza al pistacchio ci è venuta l'idea andando in vacanza a San Vito Lo Capo, dove ci siamo incontrati praticamente con il Festival del Couscous. Oltre il couscous, e sponsorizzavano molto il loro pistacchio di Bronte, lo usavano in tutte le maniere. La maniera sulla pizza sinceramente non l'abbiamo mai trovato, su primi piatti, secondi piatti, quindi ci è venuta l'idea, se lo usiamo sulla pizza sarà buono lo stesso. Abbiamo fatto la prova e il riscontro c'è stato, perché i clienti impazziscono per la pizza al pistacchio. E confermo, io sto ancora con qualche mano, ma questo me lo so sempre. Proprio il vino è buono, vino locale. Sempre delle terre siciliane, un vino sia rosso che bianco, anche questo è molto gradito dai clienti. Diciamo di Remezzica. E niente, noi abbiamo preso i contatti direttamente giù tramite il sito, facciamo la prenotazione del pistacchio, dei vini, e ci arrivano direttamente dall'azienda a noi. E so che usate anche, mi avete detto prima, mentre mangiavo la pizza, usate la passarella artigianale, che avete anche i fritti che fate direttamente qui sul laboratorio. I fritti sono fatti tutti quanti da noi, sono freschi, tra i fritti abbiamo supplì cacio e pepe, anduia, abbiamo crocchette di melanzana con l'impasto della pizza bianca in mezzo, arancino boscaiolo, facciamo i filetti di baccalà, e fiori di zucca. E ho visto che là c'è anche della pasta che sta... che cosa sono quelle? Un ballo di patate? No, quello è un tortino di patate e fungo porcino, e l'altra è una melanzana parmigiana e una lasagna e quattro formaggi. Ogni giorno cerchiamo di fare due o tre piatti diversi per i clienti che vengono qua a mangiare. Il tortino di patate e fungo porcino è... anche quello ce lo siamo inventato un po' noi, diciamo. I funghi porcini sono locali, giusto? Sì, i funghi porcini sono della nostra zona. Abbiamo dei funghi porcini molto buoni. Ma mi stava dicendo prima che ve li portano direttamente dalla contadina qua intorno, dal bosco? Sì. Diciamo che i freschi, per quelli che usiamo noi, finché si trovano i funghi qui nella zona, trattiamo tutto fresco. Di congelato qui non abbiamo niente, anche perché non abbiamo proprio congelatori, e quindi sia i fritti, sia qualsiasi cosa, è tutto fresco. Quindi è tutto fresco, è buonissimo. Adesso mi spanno un pezzo di pizza al pistacchio, e dopodiché magari assaggio anche il titolo.
No, qua abbiamo una cliente che si sta già prendendo la pizza al pistacchio. Perché non si trova mai, quando c'è sempre una roba, mai, la fanno solo il pomeriggio. Non è vero, mai trovata, a me per stai dicendo una bugia perché la facciamo anche la mattina, quando arrivi te probabilmente. Detto, l'hai assaggiata la pizza al pistacchio, manco lo fai lo io, veramente. Signora, com'è questa pizza al pistacchio? Com'è questa pizza? È buonissima. Il pistacchio è gelato al pistacchio. La pizza al pistacchio. No, buona. È buona. Non l'ho mai trovata da nessuna parte, quindi... Grazie. Eccoci qua, abbiamo un altro cliente che è venuto a mangiare la pizza a Metro Pizza. Com'è la pizza qui? Speciale, eccezionale e anche di più. Grazie. Sono qui con il marito della signora Jenny, l'ho strappato un attimo dalla cucina, perché di solito fa tutto lui, impasti, fritti, fa tutto artigianalmente, e gli ho detto vieni a salutare con noi i nostri telespettatori che chiudiamo la puntata di Explorer. Vieni da Metro Pizza Oriolo Romano, trovi la pizza margherita con mozzarella artigianale, la pizza pistacchio, fritti fatti in casa, primi e secondi, ti aspettiamo. Ciao, arrivederci.